voluto dall'amministrazione che comporta sul territorio anche un indotto molto importante economicamente. Sì, dai dati dell'anno scorso risultano circa 950 mila euro di indotto durante le prove della Spartan, che sono un impatto piuttosto significativo se si considera che si tratta grosso modo di un weekend o 4 giorni a seconda del tipo di permanenza scelto dagli atleti. L'altro elemento è la possibilità di far conoscere nel mondo la città di Taranto ed elevarla a livello di città di forte impatto turistico, nonché di evolverci come città nell'organizzazione e nell'ospitalità di eventi di livello anche di difficoltà piuttosto importanti. Ha detto che ha preferito non rispondere ad alcune provocazioni sui social, ma continuare a lavorare per concretizzare questo progetto anche quest'anno. Sì, mentre lavoravamo e lavoravamo in maniera abbastanza seria e serrata su questo e su altri progetti, sono arrivate delle provocazioni sui social disinformate che hanno provocato diversi attacchi all'amministrazione o a me personalmente. Piuttosto che entrare in polemica, ritengo che la risposta migliore sia fattuale e fattiva. La presenza della Spartan nuovamente quest'anno, che oggi riusciamo a confermare per i prossimi 2 anni, come dall'accordo che abbiamo appena siglato, penso sia la miglior forma di risposta rispetto a qualsiasi attacco sul tema.